Ciao a tutti ragazzacci, io sono Danielino77 e arriva direttamente dal Vapitali un'idea che promette di utilizzare il vapore prodotto da una sigaretta elettronica, farlo attraversare ad una materia solida organica aromatizzando il vapore stesso. Oggi parliamo del Convex. E allora ragazzacci, confezione in cui arriva il Convex, e all'interno troviamo due foglietti illustrativi, due o-ring di ricambio per l'attacco 510 e due piastrine di ricambio. Ed eccolo, questo è il Convex. Come vedete è un piccolo cilindro con drip tip e attacco 510 di diametro 16 mm. Le parti principali che compongono il Convex sono la sua base, che come vedete contiene una delle due piastrine. Attenzione perché queste piastrine sono solo poggiate, quindi si tolgono con facilità. La parte centrale, che ovviamente è un cilindro vuoto filettato, e la parte superiore che contiene il drip tip e l'altra delle due retine. Questa volta però la retina è fissa, quindi è molto improbabile che la perdiate. In realtà qual è il concetto su cui funziona il Convex? Abbiamo un atomizzatore, dalla parte alta, quindi dal drip tip, noi aspireremo vapore, ma andando ad inserire il Convex al posto del drip tip, in questo modo il vapore passerà attraverso la materia organica solida che inseriremo nel piccolo serbatoio, che andando ovviamente a chiudere si trasformerà in un aromatizzante della nostra base o liquido all'interno del serbatoio della sigaretta elettronica principale. La materia andrà all'interno di questo serbatoio, non cadrà vista la presenza della retina, e il vapore ci passerà attraverso aromatizzandosi. Io per comodità lo utilizzo su una artery pal all'interno del serbatoio, ho messo semplicemente della base neutra a zero nicotina. Andrò quindi ad inserire il Convex al posto del mio drip tip, in teoria ottenendo un aromatizzatore di base neutra. Passiamo a fare il primo esempio. Ho qui ovviamente del tabacco, non farò altro che prendere il tabacco e andarlo ad inserire all'interno del mio serbatoio. Come vedete, una volta inserito il tabacco all'interno del serbatoio, non dovrò far altro che chiudere il Convex, quindi avvitando il mio tap col drip tip, e in questo modo in teoria la base vaporizzata dalla mia sigaretta elettronica si aromatizzerà col contenuto della materia solida. Una cosa importante a cui prestare attenzione: ovviamente passando sia vapore che aria all'interno della nostra materia solida, avete due possibilità: inserirla senza pressarla, e a seconda del tiro di sigaretta elettronica che utilizzate otterrete un tiro più o meno duro, quindi più o meno di guancia. Ma ovviamente andando a pressare la materia all'interno del serbatoio il tiro si indurirà, visto che l'aria passa proprio attraverso il Convex. E allora, prima di andarvi a spiegare il suo effettivo funzionamento, riempiamo il Convex con la buccia di un limone grattugiato, e sarà proprio il test che faremo. Ovviamente io ne ho fatti veramente veramente tanti, e poi vi andrò a spiegare non solo il funzionamento ma anche le perplessità ed evidentemente anche le funzionalità. E allora facciamo un secondo test. Ho grattugiato la buccia di un limone. Come per il tabacco, la andiamo ad inserire nel nostro Convex. Eccoci qui, senza averla pressata più di tanto abbiamo riempito buona parte del serbatoio. Andiamo a chiudere il nostro Convex, e dunque ragazzacci, base neutra, zero nicotina, buccia di limone grattugiato, andiamolo a provare. E allora ragazzacci, eccoci qui, vi ho fatto vedere per sommi capi qual è la teoria fisica di funzionamento del Convex, cioè il vapore attraversa la materia organica che voi mettete all'interno del serbatoio e presumibilmente dovrebbe aromatizzarsi. Non c'è dubbio ovviamente che l'idea sia un'ottima idea, ma io direi prima di tutto lo andiamo a provare, in questo caso base neutra senza nicotina e buccia di limone. Allora, ovviamente il giochino è molto molto simpatico e non vi nego che ho fatto veramente tante prove, e le mie prove si sono divise tra base neutra con varie tipologie di materia organica e liquido pronto, quindi già aromatizzato, con una aggiuntiva aromatizzazione sempre con la materia organica contenuta nel Convex. Vi ho distinto i due casi perché ovviamente nel caso della base neutra noi vogliamo verificare che il potere d'aromatizzazione attraverso il veicolare le molecole
molecole aromatiche esclusivamente utilizzando il vapore che passa attraverso la materia organica è una cosa, mentre invece dare sfumature aromatiche ad un liquido già pronto e già aromatizzato è un'altra. Allora partiamo dalla prima. Voi prendete una base neutra, quindi sicuramente avrete delle coil che vi dureranno tantissimo, visto che non c'è aroma che contribuisce a sporcare la resistenza. Vi dico già che a seconda della tipologia di materia organica che mettete all'interno si avrà un'aromatizzazione un minimo sufficiente o assolutamente scarsa. Tolgo subito il dubbio a tutti coloro che proveranno a prendere il tabacco contenuto in una sigaretta e ad inserirlo nel convex, non sentirete assolutamente nulla. Mi sono reso conto che per questa tipologia di utilizzo vanno utilizzate foglie di tabacco molto molto potenti, quindi mi vengono in mente ad esempio alcune tipologie di tabacco da pipa che hanno un'aromatizzazione già molto forte in sé, o tipologie di tabacco molto affumicate, l'esempio principale è ovviamente il Latakia, che riescono in questa metodologia a sprigionare un'aromatizzazione un minimo sufficiente. Ci sono poi applicazioni d'utilizzo non col tabacco ma con altre tipologie di materie organiche. Io ovviamente ho usato il limone, ma non vi nego che ho fatto la prova con diverse tisane aromatizzate piuttosto che con l'anice stellato, piuttosto che con la buccia d'arancia e con praticamente quasi ogni tipologia di frutta. Ho provato anche la liquirizia, ho provato anche il bastoncino di liquirizia sbriciolato. Ecco, in tutti questi casi il potere d'aromatizzazione che ha la materia organica quando il vapore la attraversa è direttamente proporzionale a quanto forte sia l'aroma della materia che utilizzate. Adesso per esempio col limone l'ho appena grattugiato e quindi sicuramente si avrà il sentore di limone, ma quando il limone si seccherà e non sarà più fresco, ma come tante altre materie organiche, il potere d'aromatizzazione calerà. Discorso diverso invece è per la materia organica a foglie secche, come potrebbe essere il tabacco, come potrebbero essere altre tipologie di foglie. In quel caso ovviamente la foglia secca è preferibile, ma ovviamente ragazzacci non è tutto rose e fiori, tutto bellissimo, abbiamo trovato il sistema del futuro. Seppur l'idea è simpatica e il convex secondo me contribuisce un po' a rompere quella monotonia nel mondo delle sigarette elettroniche, dandoci una strada, perché no, parallela, per provare qualcosa di nuovo dai soliti atomizzatori. Perché vi dico che non è tutto rose e fiori? Perché a mio personale avviso il potere aromatizzante del 90% delle materie organiche non è sufficientemente forte come ad esempio la molecola chimica o l'estrazione organica trasformata in aroma dei nostri aromi per sigarette elettroniche o anche dei liquidi pronti. Il potere aromatizzante non è così forte a meno che non utilizziate delle materie particolari, come vi ho detto prima, ad esempio il limone fresco, o diversamente dei tabacchi molto molto potenti. Fatto salvo il ragionamento sul potere aromatizzante, c'è purtroppo secondo me un'altra controindicazione molto molto importante da dichiarare, e cioè il calore del vapore. Chiaramente facendo il vapore una strada molto lunga, quindi passando dalla resistenza al corpo dell'atomizzatore qualsiasi esso sia, arrivando poi nel convex, attraversando la materia organica e finendovi in bocca, in questo percorso il vapore sarà freddo, e per freddo non intendo non molto caldo ma intendo freddo, che era un po' la perplessità che avevo avuto guardando l'oggetto e il suo principio fisico di funzionamento. Altre due cose importanti da menzionare: chiaramente il potere aromatizzante sarà direttamente proporzionale alla quantità di vapore che buttate dentro al convex, quindi ad esempio per un atomizzatore che sprigionerà molto vapore ci sarà una grande quantità di vapore che investirà la materia organica e ovviamente contribuirà ciò a rendere il vapore più aromatizzato, ma entro certi limiti, altrimenti se si superano i limiti della quantità di vapore sussisterà poi il problema della condensa. Ma come dicevo all'inizio, va fatto un ragionamento completamente diverso per i liquidi già pronti, perché ad esempio io trovo sia un'applicazione molto più intelligente ed eccezionale utilizzare questo dispositivo per liquidi già pronti a cui dare un'aromatizzazione molto realistica aggiuntiva. Vi faccio qualche esempio: state svapando un liquido al tabacco, che esso sia Virginia, Latakia, Cavendish o Kentucky, rompete un chicco di caffè, lo mettete all'interno del convex e il vostro tabacco avrà un'aromatizzazione aggiuntiva. Vi ho fatto ovviamente l'esempio del chicco di caffè, ma qui sta a voi poi ideare aromatizzazioni e materie organiche intelligenti da abbinare al liquido. Ho fatto anche dei test con della frutta secca che ho ovviamente prima schiacciato, e le molecole aromatiche non vengono
vengono veicolate come ci si aspetterebbe. Ripeto ragazzacci, l'idea è geniale, l'idea è molto futuristica, apre le porte a tutta una serie di considerazioni, e se avete la curiosità di provare questo genere di prodotto, fatelo con tabacchi molto molto strong. Non fatelo ovviamente con tabacchi assolutamente commerciali come possono essere le sigarette o il drum, perché l'esperienza d'aromatizzazione non sarà come voi vi aspettate. Concludo con la risposta alla domanda: quanto dura il materiale organico che mettiamo all'interno del Convex? Ricordandovi che quanto più presserete il materiale, tanto più ovviamente il tiro sarà duro, il materiale organico che mettete all'interno risulterà dopo la sessione di svapo umido, perché ci passa il vapore. Io ho fatto varie prove di durata, diciamo che per fissare uno standard, dopo 6 barra massimo 10 ml la materia organica inizia a perdere il suo potere. Ad esempio col limone mi sono reso conto che dopo 5 ml sentivo molto meno il sapore, a differenza ad esempio di alcuni tipi di tabacchi molto molto forti, dove ho fatto anche una decina di ml sentendo il loro sapore. Concludo veramente premiata l'idea di Convex, perché per quanto banale possa sembrare, prendere un piccolo serbatoio, metterci dentro della materia organica che verrà poi investita dal vapore, è un'idea a cui in soldoni non aveva mai pensato nessuno. Per quanto riguarda invece, a mio parere, il sostituire i liquidi aromatizzati, i liquidi pronti e gli aromi del mondo della sigaretta elettronica, semplicemente facendo attraversare il vapore, ad esempio al tabacco, siamo ancora molto molto lontani. Ovviamente ragazzacci, aspetto nei commenti i vostri pareri, se siete d'accordo con me, se non siete d'accordo, ma dopo molti molti test che ho fatto, credo che questa sia semplicemente la verità. Vi lancio infine uno spunto di riflessione: se ci sono stati molti studi che hanno analizzato i liquidi per sigaretta elettronica, il vapore che emettono, il vapore passivo e così via, prima di mettere il punto sarebbe curioso analizzare il vapore dopo che ha attraversato la materia organica, e facendo l'esempio del tabacco, in che modo le sostanze contenute del tabacco vengono veicolate attraverso il vapore che ci passa dentro. Niente ragazzacci, era tutto anche per il Convex, e come sempre, come al solito, se il video vi è piaciuto mettete un mi piace, condividetelo, iscrivetevi al canale di Danielino77, se non vi è piaciuto fate come cazzo vi pare. Un saluto a tutti e ci vediamo al prossimo video, ciao!